E rieccoci qua, dunque, bentornati. Inizia adesso il secondo tempo di questa finale di Coppa Asi, secondo campionato provinciale organizzato dall'Alleanza Sportiva Italiana, qua a Rosciano di Fano. Edi Liulai e PES 2009 si stanno fronteggiando per vincere questo appunto trofeo. E l'Edi Liulai avanti 4-1 sulla formazione di Binotti. Adesso prova subito a reagire, attenzione Carpinetti solo davanti al portiere, carica a sinistro, 4-2, partita che si riapre subito al primo minuto, il gol di Carpinetti. E qua qualche responsabilità legittimamente della difesa c'era, è stato un po' lasciato andare Carpinetti. Comunque il gol del 4-2 quando appunto siamo al primo minuto del secondo tempo, segnato da Carpinetti, tutto si rimette in gioco. Nulla ha potuto qua Pippa su questo forte mancino di Carpinetti. Intanto piovigina qua a Rosciano, ma noi, l'ho detto anche prima, andiamo avanti. Rimessa laterale intanto gettata alle ortiche da parte dell'Edil Liulai, che adesso deve essere brava a non accusare il colpo e continuare a fare di fatto quello che ha fatto nel primo tempo. Non ha cambiato modulo, ci sembra, la PES, che rimane a 3 con però un inserimento, perché a destra è entrato il numero 21 che non abbiamo in lista, c'è scritto Romani nella maglietta, noi continueremo a chiamarlo Romani, non l'abbiamo in distinta, non l'abbiamo in lista, questo numero 21 appunto della PES che comunque gioca adesso ancora con il 3-3-1 con Carpinetti, che forse fa un po' più va un po' più al centro a dare una mano a Smacchi. Un gol a testa per loro, uno su rigore, adesso eccolo il tocco per Alessandri, sale Marini a ricevere sull'out di destra, lo vede Alessandri e lo serve, Marini controlla, pressato da Ciacci, riesce a scaricare al limite, buona la chiusura, attenzione a questa conclusione di destro, effettuata da Romani, il pallone che invece viene controllato adesso per il contropiede da Maschi che va a cercare e trovare Gramolini che prova il destro a giro e c'è un grande gol per il 5-2 segnato da Gramolini, tripletta per lui, autentico mattatore finora della gara al terzo minuto di gioco, 2 minuti e 20 per l'esattezza, e già abbiamo visto 2 gol. Grande spettacolo, siamo sul 5-2 per la formazione in maglia viola, un grande gol di Gramolini che non lascia scampo a Solazzi. Adesso Marini va lungo a cercare lo scatto di Smacchi Parid, che dice ok al compagno, è buona, era questa la palla che mi dovevi dare. Lungo rilancio di Pipac, l'anticipo netto di Strippoli su Gramolini, bello l'esterno qua e bella anche la chiusura da parte di Aserdo Daico, Ciacci, Lauri, ancora per Ciacci, il terzino sinistro della formazione dell'Edil Liulai, va a centrale da Malci, Marian Malci, studia il da farsi, il pallone sull'out di destra, non tenuto in campo però da Gramolini, rimessa laterale di Marini a favore di Smacchi, il pallone torna però nei piedi del numero 39 della PES che ne guadagna un'altra di rimessa laterale. Rimessa laterale che viene battuta dallo stesso Marini, dentro per Carpinetti, impreciso alla sua sponda per il compagno di reparto Smacchi, allora prova Maschi che scivola al momento della fuga, poi c'è l'apertura, ancora una volta Strippoli, netto anticipo su Gramolini, il controllo difficoltoso di Smacchi che però riesce a tenere il pallone in campo sull'out di destra, rimessa laterale in favore della PES 2009, se ne incaricherà ancora una volta Marini, Carpinetti di sinistro per Romani dentro per Parid, Smacchi anticipato, il tocco ancora dentro per Marini che prova un destro ambizioso che termina oltre la recinzione del campo di Rosciano, però quantomeno ci ha provato Marini. 5-2 dunque per l'Edi Liulai sulla PES 2009 in questa finale di Coppa Asi. Rischioso questo taglio per Ciacci che infatti per tenere la palla in campo finisce per perderla e darla a Romani che la cede a Smacchi che prova l'1-2 con il compagno di squadra, capisce tutto però l'onnipresente Malci che poi rischia qualcosa e poi se la cava in qualche modo con grande esperienza che con un po' di fortuna batti ribatti continuo, ancora Malci che va a centrale da Gramolini anticipato da Strippoli, il pallone dentro ancora per il numero 10 però dell'Edi Liulai, Malci
che preferisce temporeggiare e ripartire da Gramolini dentro il tocco per Maschi. Non è preciso questa volta, anche se il numero 7 in maglia viola dà sfogo a tutta la sua velocità per mantenere la sfera e svariare su tutto il fronte d'attacco. Adesso lo vediamo sull'Audi sinistra, il tocco è centrale adesso per Malci. Malci che se ne va, viene chiuso ancora una volta da Strippoli, ma non c'è nessuno. I suoi compagni, così Lady Lulai può ripartire. Intanto Lady Lulai ha effettuato un cambio perché è uscito sull'out di sinistra alto, il centrocampista di sinistra alto è uscito Daico, Francesco Daico, ed è entrato con il numero 13 Isuf Kukeli. Quindi segniamo questo cambio qua nella ripresa, è entrato Kukeli al posto di Daico Francesco. Intanto le squadre che poi daranno vita alla finalissima hanno cominciato il loro riscaldamento, ricordiamo si tratta di Bar 90 e Alphatec Energetica. Intanto Gramolini prova un'altra conclusione, questa volta invece non ha la stessa sorte delle altre tre che l'hanno portato a realizzare questa tripletta mattatore del match in questo 5-2 della formazione in maglia viola su quella in forma di maglia giallo-blu che adesso va al rinvio con Paganelli. C'è soltanto Daico Aserdo che ha qualche problema col controllo, si difende poi con eleganza dall'attacco di Smacchi, poi sbaglia questo passaggio, la palla è per Alessandri che però non temporeggia, cerca un tiro che Pippa va a deviare in corner. Ha rischiato qualcosa qua, ha rischiato più di qualcosa, anzi se vogliamo l'Edil Liulai. Adesso qui c'è Romani che cicca clamorosamente il sinistro al volo dal limite dell'area, allora il pallone viene raccolto da Gramolini, Gramolini che studia il da farsi, prova a passare in mezzo a due, ce la fa, attenzione Gramolini, altra grande azione la sua, è più veloce di Strippoli, entra in area e questo è un grande gol ancora di un Gramolini semplicemente scatenato. E il 6-2 per Lady Liulai è fermato ancora una volta da Gramolini, quaterna per lui quando i minuti di gioco in questo secondo tempo sono 7 e mezzo, quindi all'ottavo minuto arriva anche il 6-2 ed è ancora una volta uno scatenato Gramolini a trovare un grande gol. È partito dal centro sinistra nella propria metà campo, li ha dribblati praticamente tutti e poi un grande diagonale. Intanto il cross di Marini è troppo sul portiere, Pippa in due tempi fa sua la sfera, adesso si mette malissimo la situazione per la PES 2009 contro Neddy Liulai che appare in netto controllo del match. Adesso è passata a due la difesa del PES con ci sembra Paganelli e Strippoli difensori centrali, Marini che agisce da centrocampista di destra, Carpinetti a sinistra, i centrali sono Romani e Alessandri. Intanto è Gramolini che proprio ad Alessandri toglie la sfera, la mantiene in campo, si difende dall'attacco di Gramolini, scusate Gramolini si difende dall'attacco di Vicky che è rientrato in campo al posto di Carpinetti, mentre c'è questa situazione con la chiusura di Daico Aserdo e poi un velletario tentativo di Mancino dalla linea del fallo laterale da parte di Alessandri. Fa fatica la PES, è oggettivo. 6-2 dunque per Lady Liulai che adesso viene avanti con Capitan Ciacci, il tocco centrale per Malci. Daico, Lauri, ancora per Ciacci, lo tocco adesso con la chiusura di Romani, Romani che da Solazzi, Solazzi di destro, di prima intenzione c'è la testa di Marci, però c'è Vicky che riesce a favorire la sponda, con una sponda solo per un attimo, però attenzione qui incredibile, si va verso il Gollonzo ed è Gollonzo, incredibile, un rinvio che è andata a finire sulla schiena di Vicky, è partita che adesso va sul 6-3. Davvero goffo tentativo qui da parte di, ci è sembrato proprio del portiere Pippa di rinviare, la palla ha colpito la schiena di Vicky che dunque al decimo minuto porta la situazione sul 6-3. E non si sa mai, il calciotto
ci ha riservato, chi lo conosce bene, delle sorprese incredibili anche in pochi minuti, figuratevi, ne mancano 25. Quanto ancora si può fare attenzione adesso a questo movimento da parte di quelle che rischia, e poi c'è una rimessa laterale in favore del Lady Lulai. Giacci per Gramolini, Strippoli va a subire fallo sulle proteste di Gramolini. Qui forse il fallo l'hanno fatto entrambi, prima lo ha commesso Strippoli e poi lo ha, poi sono venuti a contatto, in questi casi forse si tende a favorire la difesa. Intanto ecco che Romani va profondo a cercare smacchi per Alessandri, fermato però nel suo tentativo, fermato dal numero 13 Cucchelli, che poi dà una rimessa laterale alla PES, la batte la punta per Marini. Attenzione il tiro di Marini, pallone che sibila di un niente al lato del palo destro della porta difesa da Pippa, e rischia qualcosa adesso la formazione del Lady Lulai, che forse ha accusato un po' il colpo di questo 6-3. Chiaro, il vantaggio è ancora rassicurante, però il 6-3 è arrivato in maniera talmente goffa che qualche ripercussione ci potrebbe anche essere. Intanto Malci va a toccare per Ciacci. Lauri, Daico, adesso è l'unico Daico che è rimasto sul terreno di gioco, è Aserdo. Francesco è uscito alla fine del primo tempo, intanto rischia ancora una volta Lauri, rimessa laterale in favore della Pesca. Adesso ci crede, prende coraggio Alessandri, tocco per Romani, attenzione Romani che pensa al destro, l'effetto Romani, e stavolta Pippa ci mette i pugni in tuffo alla sua destra. Trovato coraggio la PES, mentre intanto qua continua a piovigginare, va con le mani smacchi per Alessandri, la sua torre al centro per Vicky, che però viene anticipato. Ciacci dietro per Lauri, Lauri rinvia lungo, trova soltanto la schiena di Vicky, quella schiena che prima gli ha consentito al numero 11 della PES di trovare il gol del momentaneo 6-3. Marini rinvia direttamente tra le braccia di Pippa, che con i piedi va lungo, profondo, a cercare ancora lo scatto di Gramolini, ben fermato da Strippoli anche in questa occasione. Romani, Alessandri un po' meglio adesso, la PES 2009, bello il taglio per Vicky, però è troppo profondo il filtrante, quindi si riprenderà con una rimessa dal fondo. Mentre c'è un cambio, esce Alessandri e entra in campo con il numero, se non vediamo male, 17, anzi numero 71, abbiamo invertito i numeri, Carmine Toscano. Dunque entra Toscano per Alessandri, vediamo adesso come. Allora, di fatto c'è un 2-3-1-1 con Toscano punta, Smacchi trequartista, Romani centrale di centrocampo, e poi sulle fasce, attenzione questa giocata di Maschi. Dicevo, in questo momento 2-3-1-1 per la formazione della PES, con Paganelli e Strippoli difensori centrali, Marini a destra, Vicky a sinistra, Romani playmaker e Smacchi alle spalle di Toscano, che dunque va davanti nel ruolo di prima punta, ed è proprio lui adesso che viene però anticipato da Lauri. Il pallone però termina da Romani, che va ad aprire molto bene a destra per Marini in due tempi su Ciacci, che forse commette fallo su di lui, l'arbitro lascia proseguire. Toscano cerca una giocata leziosa proprio per il suo compagno di squadra, intanto la pioggia qua si fa più insistente. Fallo in attacco intanto fischiato a Vicky, la pioggia si fa più insistente, anche la temperatura un po' più rigida, veniamo da giorni di estate pura praticamente, come spesso accade. Il tempo ci mette lo zampino, intanto andiamo avanti con Ciacci che rilancia lungo, impreciso, adesso è calata di intensità e di anche fluidità, se vogliamo, la manovra del Lady Lulai con Paganelli a rischio controfallo anche in questo caso, che va a battere Vicky dentro per Toscano che governa il pallone in mezzo a due uomini, riesce a difenderlo e poi finisce per perdere la sfera per l'intervento di Daico, il filtrante troppo lungo. Adesso con il campo bagnato il sintetico diventa anche insidioso, quindi queste palle schizzano via quasi imprendibili. Romani dentro per
Smacchi che sbaglia e poi è bravo però Strippoli a governare la sfera. Paganelli protegge l'uscita di Solazzi che apre a destra per Romani, che arretra il suo raggio d'azione per venire a prendere questa palla e dare via una nuova azione offensiva. Impreciso il passaggio intercettato da Malci. Allora ecco questo filtrante dentro per Gramolini che prova il sinistro, invece diventa un assist per il clamoroso gol mangiato da Maschi. E questo poteva essere il 7-3, altra grande giocata di Gramolini che ha fintato il sinistro, invece ha effettuato questo assist all'indietro basso. Tra questo e quello del primo tempo, Maschi, che un gol è pure l'ha segnato, ha veramente divorato due occasioni colossali per riportare, per richiudere la gara e riaffossare le speranze della PES 2009, che adesso torna invece a farsi propositiva in avanti solo per un attimo, però, perché la palla viene persa e allora Masci va ad aprire a sinistra per il dribbling secco da parte di un'altra grande giocata di Gramolini, dribbling secco su Strippoli che ha giocato una grande partita, molto attenta. Forse l'unica cosa che gli si può puntare è quella che troppo spesso va in scivolata e non temporeggia un avversario, comunque sia tecnicamente dotato e anche più veloce di lui. Attenzione, rischiosissima questa palla centrale, per poco non la intercetta Cucchelli. Attenzione adesso a questo intervento di Marini. Malci sulla tre quarti, Malci si avvicina all'area di rigore, Malci registra una carica, prova al destro, calcio d'angolo in favore dell'Edil Liulai. Ci sarà un cambio adesso per la PES 2009, cambio ordinato da Binotti. Esce Romani e in campo rientra Lucio Alessandri. Non cambia nulla tatticamente, Alessandri riprende il suo ruolo che è quello di centrocampista centrale. Intanto ci sono problemi fisici per Smacchi che zoppica, ma resta in campo. Attenzione qua, nessuno si accorge che al limite c'è libero Daiko Aserdo e poi viene fallito un altro gol clamoroso da parte dell'Edi Liulai con il numero 13 Cucchelli. Yusuf Cucchelli è entrato nel secondo tempo al posto di Francesco Daiko. Lancio lungo, mette giù Ciacci con qualche brivido, poi lo aiuta Lauri nel rilancio. Alessandri di testa per Toscano, Toscano che stoppa la palla, un dribbling in mezzo a due, ancora Toscano, dà un'occhiata a Toscano, prova ad andare da solo. Attenzione, Toscano si avvicina al limite dell'area, il pallone arriva in qualche modo per il destro, sul destro di Smacchi che però non c'entra la porta, non ci sarebbe arrivato Pippa. Sempre 6-3 per l'Edil Liulai sulla PES 2009 quando i minuti di gioco in questo momento sono 18, quindi siamo entrati nella seconda metà di frazione. Deve accelerare i tempi la PES e trovare qualche gol che possa mettere un po' di apprensione agli avversari. Rimessa laterale che Strippoli va a battere su Alessandri, bello il lob su Marini, ancora per Alessandri, Alessandri di prima, bella azione questa della PES per Smacchi, Smacchi che ridà il pallone ad Alessandri che in take scivolata anticipa il tentativo del suo dirimpettaio Malci che rimane anche contuso a terra. Si riprenderà con una comunque normale rimessa laterale in favore dell'Edi Liulai quando intanto diluvia qua a Rosciano. Speriamo naturalmente che non ci siano problemi anche per le nostre riprese, ma non credo. Adesso la pioggia è veramente battente, e non è neanche caldissimo, bisogna dirlo, non è neanche caldissimo. Rimessa laterale, speriamo che sfughi tutto adesso e che la finale ce la possiamo fare senza troppi patemi. Intanto Vicky viene fermato dal solito Gramolini che riesce a trovare il momento di Cucchelli rimontato da Paganelli che tiene in campo anche il pallone. Lancio lungo per Toscano, Lauri copre l'uscita di Pippa. Ecco Pippa che va ad aprire a destra per Daiko, attenzione, rischia tantissimo, poi la palla arriva a Lauri, poi Ciacci per Cucchela, è lento qui il numero 13 in maglia viola. Allora attenzione qui, Strippoli per Solazzi, pallone per Smacchi, Strippoli rischia ancora qualcosina, il pallone viene dato allora a
Vicky, bella la palla per Alessandri, un po' lunga. Marini poi va a contrastare il tentativo di Kukeli che riesce a dare a Malci. Malci tutto a sinistra per Ciacci che di prima intenzione ricerca lo scatto del suo numero 13 che con ogni probabilità riuscirà a tenere in campo il pallone ma non ad evitare la rimessa dal fondo. Mentre intanto c'è un cambio, esce il numero 10 Malci, rimasto acciaccato dall'intervento poco fa di Alessandri, al suo posto si rivede Francesco Daico. Francesco Daico va a fare il terzino destro e il fratello Aserdo prende il ruolo di centrale di centrocampo al posto proprio del numero 10 Malci. Ecco adesso allora Alessandri per Strippoli, Paganelli, questi sono i due difensori nella difesa 2 appunto della PES 2009. Ve lo tocco adesso di Toscano, Alessandri, rischiano ancora tantissimo, bravissimo Paganelli in due tempi, ma c'è, attenzione, ancora la palla per Gramolini e poi ancora Paganelli, tutto agonismo, quello del numero 7 in maglia giallo-blu, attenzione c'è una buona possibilità qua adesso per la formazione in maglia giallo-blu con Toscano che fallisce, un'occasione ghiottissima per accorciare ulteriormente le distanze, bella discesa di Parid Smacchi. C'è ancora un cambio, rientra in campo Carpinetti e riesce Carmine Toscano, che tra l'altro non giocava da mesi per problemi alla schiena, da fermo da novembre, numero 71 della PES, e adesso si ritorna di fatto come prima con Smacchi che fa la punta. Carpinetti che invece fa il secondo centrale di centrocampo insieme ad Alessandri, Carpinetti più offensivo, Alessandri più playmaker, con Vicky invece che resta nell'out di sinistra. Intanto punizione con la palla dentro per Kukeli, l'uscita di Solazzi, punizione che era stata data per un fallo di Strippoli, Alessandri è solo e si può girare Marini, cambia tutto bene per Carpinetti, Carpinetti può caricare il sinistro, l'effetto e c'è il gol, 6-4, attenzione a Carpinetti che rimette tutto in gioco, 6-4 al minuto numero 22, 6-4, 13 più recupero al termine di questa partita che adesso si fa anche avvincente. Il gol di Carpinetti al 22esimo della ripresa. Che però adesso Lady Lulai a riorganizzarsi ha oggettivamente mollato un po' il colpo, anche se va detto ci sono state due clamorose palle gol fallite. Per il possibile 7-3 poi il calcio insegna che quando si sbagliano certi gol poi si paga. Se lo insegna il calcio lo insegna anche il calciotto, anzi il calciotto ancora di più perché poi le opportunità sono tante. Intanto rimessa laterale in favore dell'Edi Lulai che deve reagire per evitare brutte sorprese in una partita che ha sempre condotto. Attenzione adesso a Daico, bella la palla dentro per il fratello Francesco. Aserdo per Francesco, tutta in famiglia questa combinazione. Con le mani Francesco Daico, anche qui controfallo abbastanza probabile che l'arbitro però non ravvede, d'altra parte il metro è questo quindi è anche giusto mantenerlo, si preferisce far giocare. Bella la palla dentro adesso per, anzi poteva essere bella questa palla per Alessandrini, ancora più bella poteva essere la spizzata. Intanto Marini di testa per Carpinetti che è solo in mezzo al campo, decisivo Carpinetti con i suoi due gol per tenere accesa la femmella della speranza per la PES 2009. Intanto eccolo Carpinetti, provo sinistro e qui si inguaia un po' Pipa che però riesce poi a controllare in due tempi. Pipa che va al rinvio lungo con il destro a cercare Gramolini che però viene messo fuori tempo dal rimbalzo del pallone, non ha problemi allora Strippoli a controllare. Strippoli rischia anche qualcosa, riesce ad andare però da Carpinetti, a destra per Marini, Marini bella palla, gran palla per Alessandri, di prima intenzione Alessandri sbaglia lo stop di petto, esce allora palla al piede senza problemi la retroguardia dell'Edi Lulai che adesso ha una ghiotta occasione di contropiede con un altro gol divorato questa volta da Francesco Daico, ben imbeccato da Gramolini. Qui si poteva fare di meglio, è cambiato ancora l'assetto tattico dell'Edi Lulai perché Kukeli è andato a fare il terzino destro
mentre Francesco Daico è tornato nel suo ruolo di esterno alto a sinistra con il fratello Aserdo centrale di centrocampo. Adesso è rientrato Yassin Maschi, che va a prendere il lato destro del campo, mentre la punta centrale resta Gramolini. Attenzione, proprio Maschi che viene fermato qui con il fallo, con inevitabile cartellino giallo da Vichi. Calcio di punizione in favore dell'Edil Liulai sul 6-4 a proprio favore. Ghiotta opportunità, vediamo se sarà ancora il mancino di Maschi o se sarà il destro di Aserdo Daico a cercare la conclusione in porta. Potrebbe essere un'opportunità importante. Andrà Daico con il destro a giro, traversa piena, pallone che torna in campo e viene tenuta in campo anche da Francesco Daico. Attenzione, nessuno li va sotto, allora riesce a trovare lo scarico per Maschi, Yassin Maschi, che va a ridare il pallone a sinistra per Gramolini, a Stripoli di fronte a sé, prova a cambiare gioco dove però ci sono soltanto maglie gialle, in particolare quella di Smacchi, che però si allunga troppo, il pallone non riesce a tenerlo in campo. Sempre 6-4 quando ci avviamo verso le fasi conclusive di una partita che però potrebbe ancora riservarci delle sorprese. I minuti di gioco sono 26, quindi 9 più recupero al termine. Rimessa laterale in favore dell'Edil Liulai con Cucchelli, che va a cercare Gramolini, che però commette fallo su Stripoli. Gramolini protesta anche contro l'arbitro. Rilancio lungo adesso da parte di Marini, che va a cercare di trovare la grande sponda per Vichi, il tiro a giro in due tempi. Ancora una volta Pipac si difende da questa conclusione, è stato molto bravo qua Smacchi a servire con questa sponda il suo compagno di squadra. Prova a ripartire adesso Lady Lulai con il passo di Francesco Daico, che poi viene chiuso dal grande ritorno di Marini in calcio d'angolo. Eccolo qua il calcio d'angolo, lo stesso Francesco Daico che va a cercare il fratello Aserdo, che di testa in qualche modo prova a servire Gramolini, intercetta tutto però Stripoli. Poi lob di Lauri per il movimento di Gramolini. Gramolini va a cercare Maschi, una finezza che forse poteva essere evitata. Gramolini poi non riesce a tenere il... anzi sì, riesce a tenere il pallone in campo, il pallone dentro, bel ripiegamento da parte di Gaudenzi. Gaudenzi che intanto è rientrato in campo al posto di Paganelli. Quindi in questo momento sono Gaudenzi e Stripoli i difensori, i due difensori nel 2-3-1-1 della PES. Alessandri dentro per Smacchi, chiuso subito dal buon intervento di Ciacci. Il pallone adesso è per Aserdo Daico, che lascia sul posto Alessandri, prova ad andarsene. Daico adesso va dal fratello Francesco, finta sul destro, il tiro sul secondo palo, la palla però scorre via e quindi Solazzi può riprendere con una rimessa dal fondo. Il pallone toccato per Carpinetti, Carpinetti alza la testa e va da Smacchi, Smacchi alza il pallone, poi lo rimette giù, attaccato da Lauri che lo chiude in rimessa laterale. Intanto è calata di intensità la pioggia, ma aumenta di intensità il riscaldamento delle due squadre finaliste, Bar 90 e Alfatec Energetica, che tra poco daranno vita alla finalissima di questo campionato. Rimessa laterale per la PES intanto, che deve rimontare due gol, 6-4 per Lady Liulai. Vichi, errato il suo controllo, viene via allora Daico, che dà la palla al fratello. Daico Aserdo dà la palla a Francesco, chiuso forse fallosamente, l'arbitro non fischia. Allora Stripoli studia da farsi, dà la palla a Carpinetti, viene anticipato però da Cucchelli, che poi prova a venire avanti, palla al piede, troppo lungo il tocco per Yassin, che però con la sua velocità costringe al ripiegamento Gaudenzi per Solazzi. Deve accelerare i tempi adesso la formazione della PES 2009. Rilancio lungo di Carpinetti per l'ottimo controllo, grande numero qui da parte di Smacchi, pari che prova anche il destro, il pallone però termina a lato alla destra della porta, difesa da Pipac. E c'è un cambio allora nella PES: Carpinetti torna a sinistra, esce Vichi e il centrale di centrocampo è sul ruolo di centrale di centrocampo, rientra Romani. Quindi Romani, Alessandri, difensori e centrocampisti centrali, Carpinetti out di sinistra, Romani che funge più da trequartista in appoggio a Smacchi. Adesso il colpo di testa di Alessandri. Gramolini
a dare la palla al suo compagno di squadra che prova a sventagliare. Strippoli rischia qualcosa, Supressi poi se la cava alla grande, il pallone per Romani, adesso si incespica il numero 21 in maglia giallo-blu, riesce però a scaricare per Marini. Marini che adesso accusa forse un po' di stanchezza, non riesce più a dare continuità alle sue sortite offensive. Alessandri spedisce in orbita questo pallone, 6-4 ancora dunque per Lady Lulai, quando i minuti di gioco in questo secondo tempo sono 30 e proprio in questo momento, quindi 5 più recupero al termine. Lady Lulai che deve amministrare questo vantaggio per portarsi a casa la coppa, ma 5 minuti più recupero nel calcio 8 a volte possono essere un'eternità. Vediamo questa rimessa dal fondo che verrà effettuata da Lauri. Lauri che va a lungo con i piedi a cercare la testa di Gramolini, trova però quella di Marini, allora Romani sbaglia il tocco e fallo, e qui ci sarà il cartellino giallo, secondo fallo tattico, prima di Vichy adesso di Romani, e cartellino giallo per questo calcio di punizione in favore dell'Edil Lulai, che è sempre più vicino alla conquista della Coppa Asi, seconda edizione. Ricordiamo che la detentrice di questa coppa è proprio la PES 2009. C'è Aser Dodaico sul pallone, siamo a ridosso del cerchio di centrocampo, molto distanti dalla porta difesa da Solazzi. Daico invece di tirare cerca il movimento, cerca e trova il movimento di Maschi, che poi riesce con un grande lob a trovare il terzo palo della partita, il suo secondo personale. Attenzione adesso a questo spunto di Gramolini che viene fermato in corner. Terzo palo dunque per l'Edil Lulai, che davvero poteva segnare anche più dei 6 gol che ha trovato in questa partita. Adesso va avanti Daico che sbaglia il tocco, è fortunato però nel rimpallo, adesso è stanca la PES. Ok, lì per... anzi no, intanto è rientrato il numero 10 Malci, vediamo, è rientrato il numero 10 Malci. Attenzione a questo spunto adesso di Carpinetti, Carpinetti che prova a cercare Smacchi, molto bene però Lauri in chiusura per Ciacci, un po' lungo il passaggio ma il capitano dell'Edil Lulai riesce a tenere il pallone in campo, rischia un dribbling e guadagna una rimessa laterale su Romani. Ciacci dentro per Gramolini, anticipato da Marini, Smacchi prova a venire via tra due, lo ferma però Aser Dodaico che sbaglia e si arrabbia con se stesso, il filtrante per Maschi. Gaudenzi, attenzione, ancora un'imprecisione di Gaudenzi con Gramolini che poi riesce con un numero a tenere il pallone, a scaricare dentro per Francesco Daico che viene fermato. Adesso anche sintomi di nervosismo, anche abbastanza inopportuni da parte del Lady Lulai. Intanto c'è un calcio di punizione per fallo di Masci su Marini, calcio di punizione in favore della PES 2009 che ha pochi minuti a disposizione per cercare di raddrizzare una partita. Mancano 2 minuti più recupero al termine della sfida. Alessandri, il tocco dentro dove però c'è soltanto Pippa che fa suo il pallone. Tiene il pallone in mano Pipak, deve accelerare i tempi per evitare la punizione 2 in area. La torre, attenzione di Gramolini per lo spunto di Maschi che viene chiuso dalla grande uscita di Solazzi. Rimessa laterale in favore della formazione in maglia viola con Daico, Francesco che di sinistro prova ma non riesce ad impensierire. Solazzi, rimessa dal fondo in favore della PES 2009. Attenzione che ci sarà un altro cambio perché entra proprio Lulai al posto di Francesco Daico, e Lulai viene qua davanti alla nostra postazione a prendere il ruolo di centrocampista di sinistra. Intanto Malci di piede va a dare il pallone a Maschi, Yassine Maschi prova la Veronica, è quasi fortunato in un rimpallo, poi Alessandri deve però spazzare, poteva far meglio, spazza in fallo laterale. Adesso sembra non averne più la PES per rimettere in piedi una partita che sta prendendo la via dell'Edil Lulai. Marini controlla, Marini va lungo a cercare il movimento di Smacchi che di testa prova a far seguire Romani, Romani che riesce però soltanto con il fallo ad avere anche per un attimo la meglio su Ciacci. La punizione è chiaramente in favore dell'Edil Lulai per trattenuta di Romani su Ciacci, calcio di punizione che lo stesso capitano in maglia viola va a battere. Il lancio è lungo, lungo a cercare Gramolini, fermato però da Strippoli.
E poi c'è anche il fallo in attacco di Carpinetti su Lauri. Calcio di punizione dunque a favore dell'Edi Lulai, quando tra pochissimo dovremo vedere anche l'entità del recupero, perché tra 10 secondi termineranno i 35 minuti regolamentari, mentre qua ha ricominciato a piovere anche a vento con una certa insistenza. Malci viene a prendere palla nella propria metà campo e apre a sinistra per Ciacci. Ciacci spara lungo per il taglio di Aser Dodaico, chiuso però dalla retroguardia della Pes. Il pallone per Smacchi, Smacchi che prova ad andare in uno contro uno contro Lauri. Smacchi è più veloce, Smacchi riesce a entrare in area, molto bravo Lauri a prenderlo in tackle, e probabilmente con questa occasione sciupata se ne va anche l'ultima speranza della Pes di agguantare un gol che poteva riequilibrare o quantomeno rimettere in carreggiata la propria squadra, anche perché ormai siamo nel recupero. Lo scavetto di Daico, il pallone, attenzione che qui c'è un provvedimento disciplinare nei confronti di Aserdo Daico, non abbiamo capito perché cosa sinceramente. Comunque ha ammonito il numero 14 Aserdo Daico. Intanto battibecco tra Strippoli e Ciacci a distanza, vedete che i due si mandano a quel paese, la partita sta terminando. Mentre piove sempre più forte, per fortuna abbiamo trovato un riparo qua a Rosciano, dove in realtà tettoie non, vere e proprie non ce ne sono. Malci, Edil Lulai che chiude con la palla nei piedi, Maschi mantiene il pallone in gioco sull'out di destra, Maschi prova il sinistro e arriva il gol che chiude definitivamente la contesa 7-4, e con questo gol si chiude la partita. Dunque l'Edil Lulai conquista la seconda edizione della Coppa Asi vincendo per 7-4, quaterna di Gramolini, doppietta di Maschi, autogol di Alessandri per appunto la formazione in maglia viola, inutili le reti di Smacchi su rigore, doppietta di Carpinetti, gol di Vichi per la formazione invece della PES 2009, che dunque cede lo scettro alla squadra dell'Edil Lulai. Complimenti dunque, ci sentiamo tra poco per la finalissima del campionato ASI, che vedrà di fronte in questa seconda edizione il Bar 90, detentore del trofeo, e l'Alphatec Energetica.